Ha preso il via con l'inizio dell'anno scolastico l'iniziativa I Nonni Vigili, che garantiranno una presenza e un aiuto per la sicurezza degli studenti delle scuole medie ed elementari al momento di entrata e di uscita nelle scuole di Isola Capo Rizzuto. I Nonni Vigili, che andranno a coadiuvare gli agenti della polizia locale, che comunque saranno presenti presso tutti gli istituti scolastici con maggiore afflusso, voluti fortemente dall'amministrazione comunale e dal sindaco Maria Grazia Wittenberga, hanno seguito un piccolo corso presso la polizia locale per apprendere gli elementi di base per le attività che dovranno svolgere. Sono stati dotati di equipaggiamento ad alta visibilità, saranno coperti da assicurazione e con palette e fischietto saranno un ottimo aiuto che consentirà nel fermare il traffico per consentire ai bambini e ai ragazzi di attraversare in sicurezza le strade in prossimità delle scuole. Ma non è solo di questo, il segnale importante è che la cittadinanza di Isola è piena di buone intenzioni, di spirito di altruismo e di capacità di donare il proprio tempo per aiutare gli altri. I Nonni Vigili sono al momento 8, ma già altre richieste stanno arrivando e non solo per questa attività di volontariato. Molte le persone in quiescenza che hanno maturato un'esperienza professionale nella loro vita lavorativa e che sono ancora in pieno vigore stanno chiedendo di poter spendere la loro professionalità e la loro grande esperienza a titolo di volontariato in collaborazione con l'ente comunale, che naturalmente accoglie di buon grado tali proposte e ne favorirà nel miglior modo possibile l'inserimento nei vari uffici in ragione delle svariate competenze. Sono pratiche di buona amministrazione, sono iniziative volte a costruire un percorso di legalità che unisce un filo conduttore le giovani e le vecchie generazioni. Costruire la cultura della legalità, dell'aiuto verso gli altri, del rispetto della cosa pubblica è quello che tali iniziative consentiranno di favorire, ed Isola intende lanciare messaggi positivi che evidenzino quanto di buono questo territorio possa offrire e che troppo spesso viene sottaciuto. I Nonni Vigili, entusiasti e sorridenti, ci saranno quando riterranno di poter essere presenti, senza che ciò possa naturalmente costituire un obbligo. L'iniziativa, che doveva nascere nel mese di febbraio, ma che ha subito un fermo a causa del Covid, riparte quindi con tanta speranza, soprattutto quella che i nostri studenti possano ritornare a ripopolare presto le loro scuole in piena libertà.